Allora, Francesco Grasso, facciamo un po' il punto sulla situazione della squadra. Sappiamo tutti che c'è un qualcosa che non sta funzionando in queste settimane. Dopo la sconfitta appunto di domenica scorsa, come si sta andando questa settimana? Vabbè, avete visto tutti, siamo reduci da due sconfitte, quella di Casalbarriera e poi quella di domenica scorsa qui a Ricinello contro il Cisterna Sermoneta, quindi sicuramente ci aspettiamo una reazione dalla squadra già dalla partita di domenica in quel di Vescovia. Martedì siamo stati a colloquio con i ragazzi, sia io che il mister, all'interno dello spogliatoio. È necessario, è importante ritrovare la quadratura, la tranquillità che ci ha contraddistinti in queste ultime settimane prima di queste due sconfitte, e magari tornare ad esprimersi su quei livelli che avevano portato la squadra a comandare il girone B di questo campionato d'eccellenza. Inspiegabile questa flessione, queste due giornate? Ma se analizziamo le due sconfitte, quella di Roma ci sta tutta, una partita approcciata male, Casalbarriera ci ha messo più ritmo, più intensità, più voglia sin dai primi minuti e ha meritato di portare a casa 3 punti. Quella di domenica qui penso l'abbiate vista un po' tutti e, ripeto, come ho detto nell'immediato post partita, il Cisterna si è presentato 2 volte dalle parti di Viscusi per 2 errori abbastanza grossolani commessi in fase difensiva da parte del Gaeta ed è stato più cinico di noi. Abbiamo avuto qualche occasione senza brillare come in altre circostanze e alla fine è venuta fuori una sconfitta che ci può stare, ma che forse ai punti avremmo meritato di evitare. Però chiaramente io mettevo in evidenza il fatto che comunque una squadra molto compatta, che a un certo punto succede questo, ma è chiaro che bisogna tenere conto che l'arco del campionato succede, sono queste pressioni. È difficile comunque parlare di 5 gol presi in 2 partite per una squadra, come hai detto tu, organizzata, solida, tosta, ben messa in campo come la nostra. Non a caso la fase difensiva è stato il nostro punto di forza in diverse partite. Siamo venuti meno in queste ultime 2 uscite, vuol dire che c'è da tornare a lavorare come abbiamo fatto fino a questo momento e da migliorare sotto certi aspetti. È arrivato dicembre, è arrivato il mercato, partenza di 3 giocatori, arrivo di un attaccante, altri movimenti ce ne saranno? Sì, a cominciare dalla prossima settimana sicuramente ci sarà qualcosa in entrata, poi per quello che è stato fatto finora l'hai sottolineato tu. Dopo l'addio di Bernisi sono andati via Aquilani e Gesmundo, che colgo l'occasione per ringraziare per l'apporto che hanno dato alla causa biancorossa, e ieri è arrivato Ciro Simonetti, che è un esterno d'attacco per il quale parlano i numeri e che speriamo possa esprimersi su certi livelli anche qui a Gaeta. Chiudiamo con la prossima match, abbiamo detto Atletico Vescovio, formazione comunque romana, formazione che comunque tipo Casalbarriera può dare problemi quando gioca in casa, ma immagino tutte quante le squadre che giocano in casa le romane, avendo campi piccoli, danno problemi alle squadre che giocano a calcio. Insomma. Formazione imbattuta tra le mura amiche, capace di vincere a Paliano domenica scorsa, campo piccolo, stretto, come hai detto tu, sarà un'altra partita ad alta intensità che bisognerà per forza di cose approcciare in maniera totalmente diversa rispetto a 2 settimane fa quando Casalbarriera ci ha rifilato un sonoro 3-0, quindi se vogliamo evitare di ripetere quella prestazione e quel risultato bisognerà organizzarsi e prepararsi in maniera diversa a una partita complicata contro una delle rivelazioni a questo punto di questo girone. Per pura informazione, situazione infortunati squalificati? Il solito c'è De Sandis che sta
che sta recuperando dal proprio infortunio alla clavicola, che lo tiene fuori dai campi dal 29 settembre da quella sconfitta di Ausonia. Poi per il resto dovrebbero essere tutti a completa disposizione. Bocca al lupo. Crepi lupo.